I bambini la prima cosa che fanno quando gli dai un pennarello è scrivere sul muro. L'uomo preistorico dipingeva nelle caverne. Quindi mia figlia è artista innata, nel senso che i bambini, diceva Picasso, che tutti nasciamo artisti, il problema è come continuare a esserlo quando si diventa grandi. Roma, Firenze, anche Milano, ma un po' tutta l'Italia sono come dei musei a cielo aperto, come delle gallerie a cielo aperto. Io ho deciso piuttosto di esporre i miei lavori nelle gallerie, di usare proprio la strada come mio museo, come mia galleria d'arte, perché la strada secondo me è la galleria, è il museo più democratico. C'è anche l'adrenalina del momento, perché poi non ti nego che quando l'attacchi devi essere comunque veloce e svelto. Quindi io ho bisogno di fare quello che faccio senza permessi, perché così sono libero. Quando ho fatto il bacio di Salvini Di Maio, Salvini è passato di lì davanti perché doveva, per forza, era obbligato a passare lì per andare a lavorare, e quindi gli hanno chiesto cosa ne pensi dell'opera, e lui ha detto bruttino, io ho altri gusti. E quindi questa cosa mi ha anche fatto ridere, perché è bello vedere quando una persona ha il senso dell'umorismo. E a volte ce l'hanno quelli più inaspettati. Però un bacio allo stesso tempo è un bacio enigmatico, nel senso che un bacio può essere un bacio di addio, un bacio di amore. Per me l'opera giusta deve essere il messaggio giusto, nel punto giusto, al momento giusto. Quindi domani ci sarà questo incontro per decidere il logo del nuovo partito di Renzi. L'opera ovviamente su Renzi, gioca con il nome del partito, perché comunque è un gioco di parole tra Italia viva, Italia morta vivente, quindi vuole ironizzare su questa cosa. Anche Firenze è la città chiave, perché comunque, al di là del fatto che la Leopolda si tiene qui, è anche la città dove Renzi è stato sindaco. L'opera doveva essere qui. È simpatico, diciamo, come è simpatico. Non so come la penserà lui, ma. Penso che ha fatto il suo partito, è giusto che faccia il suo partito. È da stamattina alle 7:30 che fanno le foto. Il personaggio così ritratto, tutto sommato, mi sta bene, visto e considerato che poi non mi è molto simpatico. Cosa Sta venendo da lei, perché? Cavallo Matteo, eh? Perché ci rappresenta, perché è grintosa, è fegatosa, è ottimista e quindi ci abbiamo. Anche perché prima Di Maio con Salvini si No, puoi baciavano. vedere questo a Firenze è brutto per noi. Quella è propaganda anche per Renzi. Sì, forse anche propaganda.